Tommasino aveva il naso. C'erano tre fratelli, cavalieri e castelli. È stata la lettura animata la protagonista in Piazza Matteotti del terzo appuntamento coi mercoledì di maggio e giugno in centro storico, organizzati da Modena Amore Mio. Tanti bambini che si sono immersi nelle storie fantastiche di Emanuele Luzzati, Gianni Rodari e non solo. Un momento per riportare al centro dell'attenzione la magia della lettura e anche un momento di socialità per bambini e famiglie. È stata un'emozione qui in Piazza Matteotti, festeggiando un grande illustratore, scenografo che è Emanuele Luzzati. La piazza era piena, alcuni bambini hanno detto che si sono commossi, tanto le storie sono potenti. Quindi devo ringraziare Modena Amore Mio, il centro sportivo italiano. Eravamo quasi 150, distanziati, attentissimi. Abbiamo narrato i tre fratelli, Ali Baba e 40 ladroni, il pittore di Gianni Rodari, lui era l'altro compagno di Emanuele Luzzati. Quindi è stata veramente una festa delle parole e delle immagini. Ma cosa davvero piace a bambini e ragazzi della lettura? L'essere protagonisti della storia, nel senso che loro devono vivere quello che tu stai raccontando o leggendo, almeno questo è il mio modo di raccontare i libri, cioè devi farli entrare dentro la storia. Noi proponiamo soprattutto albi illustrati, quindi avevamo i piccoli libri di grandi illustratori come Emanuele Luzzati con testi di qualità. Per fortuna a bambini e ragazzi leggono, sono una fascia che legge alla quale bisogna leggere.